Gregorio I è stato un papa molto importante. Il suo pontificato è durato dal 590 al 604. Gregorio nacque nel 540 circa a Roma e a Roma morì nel 604. Bisogna ricordare che prima di dedicarsi alla vita religiosa, Gregorio era stato anche prefetto capitolino. Questo influì sulle sue future capacità politiche e diplomatiche. Data la sua esperienza politica precedente e il suo rigore, il Papa, Pelagio II, nel 579 mandò Gregorio a Bisanzio come apocrisario dall'imperatore Tiberio II, dove rimase fino al 585, procurandosi amicizie ed esperienza politica. Pochi anni dopo essere tornato a Roma, nel 590 venne eletto Papa. Gregorio promosse fortemente l'evangelizzazione, inviando nel 597 il monaco Agostino a cristianizzare le isole britanniche e riformò la liturgia, introducendo i famosi canti detti appunto gregoriani. Quando Gregorio divenne papa, i Longobardi tentavano di espandersi in Italia meridionale. Quando fu Roma ad essere minacciata, fu il papa a proteggerla. E nel 591 si accordò con il duca longobardo di Spoleto affinché si allontanasse in cambio di ingenti somme di denaro e due anni dopo concordò una tregua con il re Agilulfo. Attraverso questi interventi politici, Gregorio Magno pose così le basi per il futuro potere temporale della Chiesa. Non solo, egli giocò un ruolo importante nel processo di conversione dei Longobardi al cattolicesimo. Vediamo come. Nel 589 diventò regina dei Longobardi. Il Papa aveva due sole risorse, quelle economiche che la Chiesa aveva col tempo accumulato grazie alle cospicue donazioni dei fedeli e il prestigio che gli derivava dall'essere il successore di Pietro nella città dove il primo dei discepoli di Cristo aveva subito il martirio. Ma queste risorse non avrebbero potuto niente se non fossero state impiegate con l'intelligenza politica e l'autorità morale che Gregorio riuscì personalmente a conquistarsi. Questa attività intellettuale e letteraria fu comunque sovrastata da un'infaticabile attività amministrativa e politica che si esercitava su molti fronti, dalla tutela dell'indipendenza dei monasteri, al soccorso ai poveri, alla mitigazione dei soprusi delle autorità bizantine, allo sventare la minaccia dei Longobardi, ad una corta attività missionaria. Nella sua vita Gregorio aveva visto il peggio dei Longobardi. I loro contratti sono le spade, aveva scritto. La loro amicizia è un castigo di Dio. Per ben due volte riuscì a scongiurare un assalto dei Longobardi a Roma, prima da parte del duca di Spoleto, poi da parte del re Agilulfo nel 593. Lo fece con pragmatismo, pagando grandi somme e presentandosi ad Agilulfo come se avesse il potere di trattare la pace, potere che nessuno gli aveva accordato, i ritori bizantini, ma salvò Roma e assunse di fatto un ruolo di protettore delle popolazioni italiane.